Un caro saluto ai nostri telespettatori e benvenuti alle anticipazioni di cronaca. Presso Palazzo Granafè in Ervennia si è tenuta la conferenza stampa relativa alle celebrazioni del 145esimo anniversario della fondazione del Corpo della Polizia Municipale in programma sabato presso la Chiesa di San Benedetto. Un'occasione per il comandante per fare un bilancio delle attività fin qui svolte. Sì, non solo per consegnare i riconoscimenti, ma soprattutto per evidenziare nel luogo naturale che è l'amministrazione comunale da cui noi dipendiamo, per evidenziare quelle che sono le attività compiute durante il 2012, quelle che sono le aspettative e quelle che sono una serie di considerazioni di natura anche sociologica interna al corpo, non solo di efficienza e di efficacia di risultati, a cui ovviamente bisogna dare il giusto peso ancor più oggi. Ritengo considerazioni tutte che possono aiutare a crescere complessivamente in un momento particolare per gli enti locali e per la pubblica amministrazione in particolare. È un fatto positivissimo, noi abbiamo perso in 5 anni oltre 35 unità, quindi stiamo scendendo sotto i 70 quando nel 99 eravamo ben oltre le 110 unità. Ciononostante, ringraziando ovviamente tutti i componenti del corpo che seguono con puntualità le direttive fornite, riusciamo a reggere l'impatto con una città effervescente e dinamica, certamente una città che necessita ancor più oggi di una presenza istituzionale come ovviamente lo sono e lo saranno i poliziotti municipali. Beh, non posso che ricollegarmi all'ultima, quella che ha riguardato lo sgombero del cosiddetto dormitorio che, per quanto svolto unitamente ad un copioso ed importante numero di altre forze di polizia, è chiaro che ha visto preparare il terreno da parte della macchina comunale e quindi nel nostro piccolo abbiamo contribuito. Poi la sicurezza stradale, a cui ci tengo molto, è un altro elemento importante. I carabinieri della stazione di Villa Castelli hanno deferito in stato di libertà un quarantenne del posto per danneggiamento. L'uomo il 16 gennaio scorso si è introdotto in un immobile di proprietà comunale ospitante il centro per anziani, danneggiandone la porta d'ingresso e un videoregistratore. E i carabinieri di Brindisi hanno deferito in stato di libertà un 43enne del luogo per tentato furto aggravato. L'uomo è stato sorpreso dai militari mentre tentava di rubare gli ortaggi da un appezzamento di terreno agricolo in contrada Palmarini. Linea alla regia, ora per la pubblicità, torneremo in studio con la prima parte del telegiornale.